Buonasera a tutti. Oggi facciamo un video un po' particolare, diciamo. Come vedete siamo al buio, e sono le 10 e un quarto. Ci troviamo a Vado Ligure, in una zona che fu fortemente militarizzata in passato, e siamo qui stasera per fare un video un po' particolare, uno dei, della serie dei video, video dei, della serie dei video tecnici. Proviamo una nostra nuova torcia portatile, una torcia tattica, vedete? Mi sta nel palmo di una mano, vedete? È una IPROTEC Pro 180 Lite. Allora, ha 180 lumens, è resistente all'acqua IPX4 come tutte le altre nostre torce. A 180 lumen e tira fino a illumina fino a 115 metri di distanza. Ha la base magnetica e il pulsante di accensione è fluorescente, si illumina al buio, cosa molto utile per quando facciamo spele o in caso la posassimo, almeno la ritroviamo. Adesso non so come farvelo vedere, ma fidatevi che è fluorescente. Ha la clip che è utile per dire metterla attaccata a un vestito, al marsupio o sul caschetto come faccio io di solito. Altra cosa interessante che ha questa torcia, lo zoom, ha uno zoom 4x. Come funziona? Guardate, basta ruotare la testa. Quindi praticamente è come se fossero due torce in una. Allora, senza zoom, praticamente fa una luce ambientale, tira parecchio distante, ma fa un cerchio di luce, un occhio di bue, praticamente ti illumina ambientalmente, mentre facendo lo zoom, regolando lo zoom, fa una luce più spot e tira più distante. Ora quasi quasi ve la farei provare. Guardiamo, qua alla nostra sinistra c'è una collina. Ora vi faccio vedere la luce senza zoom, prima da vicino, poi da distante. Ora l'accendo. Ecco, così e senza zoom, ok? Tenete conto che stiamo facendo il video con la luce del cellulare, guardate però come illumina ugualmente, notate la differenza. Adesso un secondo che ve lo faccio vedere con lo zoom al massimo. Vedete che punta, si circoscrive di diametro, lo spot della luce. Adesso ve lo facciamo vedere sulla collina di fronte, senza zoom. Fa un bel cerchio di luce e arriva, vi assicuro, dal video forse non si vedrà bene, ma arriva a una collina qua di fronte. Spengo e riaccendo. Non so se anche la modalità strobo a proposito, che vedete ora. Ora provo con lo zoom al massimo, guardate, nella collina sempre sulla collina di fronte. Lassù in cima c'è un palo, un ripetitore, direi, vi garantisco che ve lo illumina. Vedete? Concentra il fascio di luce in un punto solo. L'albero là davanti me lo sta illuminando a giorno. E arriva quasi fino in cima alla collina. Proviamo di nuovo di qua a farvelo vedere con lo zoom. Ecco, vedete là quel tronco d'albero spezzato, secco? Con lo zoom, pian piano tolgo lo zoom, allargo il fascio e vedo meglio da vicino. Spento, ripeto, con la luce del cellulare accesa, riaccendo e rispengo. Ecco, niente, quindi volevamo aggiornarvi sulla nostro nuovo acquisto di attrezzatura. Questa qui generalmente contavamo di utilizzarla principalmente per le attività di speleologia o per le escursioni notturne, oltre a tutte le altre luci che abbiamo. Personalmente, come sapete, ho il mio famoso faretto verde da 90 lumen, ho la mia All Night 100 della Forklaz da 80 lumen e la Petzl Tichina da 250 lumen. Questa IPROTEC Pro 100 Lite da 180 lumen va a completare la serie di mie torce, insomma. Poi vabbè, tutti gli altri amici del gruppo hanno anche le loro, eccetera.
Quindi vi abbiamo fatto vedere anche questo. Vi ringraziamo per la visione e vi ringraziamo, insomma, e auguro buona serata a tutti. Grazie, ciao.